Uno dei protagonisti della volata di Montecatini Terme è Giacomo Nizzolo, giovane della Radio Shack Nissan. Giacomo, stai lì con i migliori, una volta terzo, oggi un po' più dietro, ma ci sei. Sì, guarda, oggi non ho avuto buonissime sensazioni sin da stamattina. La tappa è stata lunghissima, direi che è stata come fosse una classica. In finale c'era molto stress, la salita ha fatto abbastanza selezione nelle gambe dei corridori. Niente, il finale era un po' convulso e devo aver fatto sesto. Per te, dopo il ritiro di Bennati, ci sono sicuramente più spazi. Ci sono altre tappe che pensi possano essere date alle tue caratteristiche? Ma guarda, io continuo giorno dopo giorno perché insomma le fatiche iniziano a farsi sentire, quindi vediamo. Grazie, Giacomo.